Ok, questo affare si sta ribellando. Vedi qualcosa lì dentro? Sì, Alfa! Ecco. Bene, qualunque cosa tu abbia colpito ha sfondato di nuovo il terreno. Torniamo a controllare. Sai, parlo tanto di mia madre. Tuo padre com'è? Diretto. Sembra voglia costringermi a seguire uno schema. Ma non credo di essere così. Beh, so esattamente cosa si prova. Il fatto è che io non so quello che voglio. È bello che... Ehi, tutto bene lì? Ok, quello è grande. Falchilite! Eccone altri! Schiaffa! Mamma farà una fatica immane a tenermi ad Asgard dopo tutto questo. Ora dove? Prima la maschera indicava di proseguire dritto, ma ovviamente la via è bloccata. Forse è per tenere fuori le persone. O qualcosa dentro. Bene, scommetto che c'è un'altra strada. C'è sempre. Come hai capito di voler essere una Valchiria? Di colpo. Dopo un litigio con mamma sono fuggita e le ho viste addestrarsi. Ogni loro movimento aveva uno scopo preciso, come se sapessero esattamente dove stare. E in quel momento lo sapevo anch'io. Credo da questa parte. L'allenamento... Troppo pesante? Smettila, qualcosa la blocca. Ci do un'occhiata, ma voglio sapere il resto. Ok. Troppo pesante. Hai visto queste braccia? Vediamo. Scappa! Niente male. Lo so. Dicevo, vedere lottare le Valchirie con forza e stile mi ha fatto vedere le cose con forza. Per la prima volta ho visto il mio futuro, chiaro come il giorno. Peccato che i giganti seguano una profezia. Che ti importa? Percorri la tua strada, come stiamo facendo ora.
Allora, vediamo. Fatti da parte, omuncolo. Anche questa è bloccata, ma la sento più mobile. Sento che si sta smuovendo. Devo solo metterci un po' di olio di gomito. Devo solo metterci un po' di olio di gomito. Fatto. L'ho notato. Diamoci dentro. Non male. Siamo un'ottima squadra. Sì. Dove si va ora? Pare che sia da questa parte, ma c'è un ostacolo. Ma se io spostassi... Ci arrivi lassù? Cerca un modo di far cadere la cassa dall'altro lato. Io ti aspetterò qui. Non mi arrampico mica come te. Va bene. Ingrid, sono stato scortese a parlare di suo nonno. Deve sapere la verità. Dico bene? Sì, credo. Ehi, dici a me? No, sto parlando con Ingrid. Ok. Beh, sto aspettando. Vedi, da dove posso dare un'occhiata a quella cassa? Meglio tornare. Silenzio! Ehi, ti sto aiutando di là! Stai bene? Tutto ok! Sei bravo, Rossi! Datti da fare! Schiaffa! Oh!
ok? E bravo, Rossi! Facci da fare! Bene, via libera. Andiamo. Wow, la maschera è impazzita. Siamo vicini. Che cos'era? Non guardare me. Tu conosci il posto. Non sarà niente. Non sembrerebbe niente. Dobbiamo andarcene da qui. Ma la maschera! Siamo vicinissimi. E poi, non credo sia pericoloso. Stiamo guardando la stessa cosa. Ci sarà un motivo per cui l'hanno legato. Riesco a sentire cosa prova. È una cosa dei giganti. Vuole solo essere libero. Il pezzo sarà dietro di lui. Devi fidarti di me. Bene. Cominciamo dal gancio lontano dai denti. Ecco fatto. Hai il sonno pesante. Continuiamo. Sembra ce ne fosse un altro sotto la sua zappa. Prego, cane pulcioso. Ora controlliamo la sala che sorvegliava. Un vicolo cieco. Spero che sia da qualche parte sott'acqua. Ma c'è... Come? Ora non funziona più. Non era mai successo. Mi hai detto di fidarmi. E abbiamo liberato quella bestia e il nonno mi ucciderà. Dobbiamo andarcene, avanti. Trude, aspetta! Forse c'è sfuggito, è qui da qualche parte. Trude, andrà tutto bene. Come fai a dirlo? Non avrei dovuto darti ascolto. Senti, se ho fatto un errore rimedierò. Troverò quel pezzo. Ah!
assoluto e inqualificabile coglione! Lo sai che quella cosa provoca dei buchi tra i regni, giusto? Beh, suppongo che non mi possa aspettare nient'altro dai mezzo sangue. Non chiamarmi mezzo... Io ti chiamo come mi pare e piace, ragazzino. Lascialo in pace. È stato uno sbaglio. No! Lo sbaglio è stato lasciare che tu credessi di essere pronta. L'hai aiutato, non è vero? Mi dici da che parte stai, idiota? Prova a scoprirlo. Oh! E che cosa tu intendi fare esattamente? Lo sai, tutti quanti ci vanno piano con te solo perché hanno paura di tuo padre. Io non lo temo. Quel ciccione e ubriacone, gran pezzo di merda! Ehi! Ancora! Sì, beh, la mela non cade mai lontano dall'albero. Ti voglio accontentare. Fa la tua mossa migliore. Hai ancora tanto da imparare, bambina. A iniziare da chi fa parte della tua famiglia e chi non ne fa parte. Aspetta solo che diventi una valchiria. Oh. Oh. Tu credi davvero che il padre di tutti te lo permetterebbe? Ti prego, non lasciare che questo furbastro alimenti le tue illusioni ancora oltre. Basta! C'eri quasi. Smetta! Cerca solo di farti arrabbiare. Ah, sì? C'è riuscito. Oh. Beh. Oh. Ragazzini, siete noiosi. Se ora avete finito di fare i vostri capricci, noi dovremo andare. Perché non vedo l'ora di godermi la scena quando spiegherete questo casino al padre di tutti. Oh, ci sarà da divertirsi. Ugin! Qui non c'è. Forse nel suo studio. Oh, cavolo, andrà fuori di testa. Mio padre mi difenderà. Dopo che il padre di tutti l'ha cacciato con la coda tra le gambe? Improbabile. E tu, Loki degli Jotnar, la tua incompetenza mi tiene sveglio la notte. Pazienza. No, seriamente. I colori e le sfumature delle tue carenze sono quasi... Se solo potessimo sfruttare la tua inutilità, potremmo alimentare l'intera città. Bene, è tutta colpa mia. Lei non c'entra. Non mi serve il tuo aiuto, Loki. Scusa. Risparmiatelo per Odino. Abbiamo molto da discutere. Loki, verrò nella tua stanza appena finisco, non ci vorrà molto. Ok. La mia missione è andata bene. Padre di tutti, l'oggetto discusso è al sicuro. La maschera, invece... Beh... Sono solo dei... bambini. So che stai ascoltando, Loki.
Dammi solo un momento. Vattene. Ha detto vattene. Sei davvero così ottuso? Non sto scherzando, ragazzo. Via! A tra poco. Grazie mille. Trud, io... Non voglio ascoltarti. Andava tutto bene prima che tu arrivassi. Lo sai che rimedierò, lo giuro. Ora non voglio parlarne. Cosa pensavi sarebbe successo? Mi odia, Thor. La mia... Non puoi continuare a sminuirmi così. La alleni alle mie spalle? Farà quello che desidera. Non preferisci che io l'aiuti? Che io sappia dove sta andando? Che io la tenga al sicuro? No, preferirei collaborare. Vorrei che per una volta mi aiutassi. Stai rovinando quel po' di rapporto che mi è rimasto con lei. Sto facendo il possibile per tenere la famiglia unita! Se fosse vero, affronteresti tuo padre almeno una volta nella vita. Hai ragione. Tesoro. No, hai ragione. Che razza di esempio sto dando? A quanto pare, ultimamente, l'unica cosa che so fare è distruggere tutto ciò che mi circonda. È solo che... abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. Da sola non ce la faccio. L'ho fatta grossa. È in momenti come questi che mi manca casa. Ingrid, tu avevi una casa prima di venire qui. Qualcuno che si prendesse cura di te. Lo prendo come un sì. Forse posso aiutarti a ritrovare quel qualcuno senza... ecco, mandare tutto all'aria. Ti va? Posso entrare? Ho sentito la versione di Heimdall. Ora vorrei sentire la tua. Che è successo? Non era laggiù. Avevo torto. Beh, tutti noi sbagliamo, figliolo. Liberare Garm? È stato un grosso errore. Il caos si sta già diffondendo negli altri regni. Siamo sicuri ad Asgard, ma da altre parti? Vorrei tornare a casa ora. Va bene, se è quello che vuoi. Ero sincero quando ho detto che non eri mio prigioniero. La scelta è tua. Va a schiarirti le idee. So che tornerai. Prima che tu vada, rivoglio la maschera. Non è che non mi fidi di te, lo capisci? È per quelli che frequenti.
Oh, e Ingrid? Ti prego, me ne devo andare. Loki, quando deciderai che sarai pronto a continuare il nostro lavoro, Ugin ti attenderà nella tua vecchia casa. Hai sbagliato, ma tu resti sempre il benvenuto qui. Oh, e saluta Mimir da parte mia. Non credevo che sarei tornato qui volentieri. Se vuoi rimanere qui, ti toccherà aspettare. Figurati. Schiaffa! Meglio usare subito il passaggio mistico. Odino aveva ragione. Garm, come ho potuto liberarlo? Ok, è giunto il momento di affrontarlo. Ora non si scappa. Ok, ci sono quasi. Andrà tutto bene. Va tutto bene. No, no, no! Sei tu! Aspetta! Sei tu! Proteggi! Schiaffa! Ragazzo! Cattami, fischia! Uccidi un po'! Schiaffa! Atreus, attento! E mio padre? C'è un modo di raggiungerti! Ti dispiace, siamo sotto attacco! Continuerà finché non chiuderò lo squarcio del regno. Andrea, tienimi lontani. Proteggiti! Mi serve altro potere. Atreus, vieni ad aiutarmi. Ti mostro come fare. Dimmi quando. La sariffa. La sariffa. Riffa. Lassa! Lassa! Riffa! Atreus! Padre! Alzati in piedi! Aiuta Freya, li attirerò dalla mia parte. Lassa! Riffa! Oh!
finita? Non grazie a te. Dov'è Atreus? Atreus? È ritornato portandosi dietro tutto questo. Vuoi stare fermo? Te l'ho detto! Sto bene! Oh, stai sanguinando. Basta piagnucolare. È tutta colpa mia. Gli Hellwalker sono ovunque. Sono ovunque. Non è colpa tua. Invece sì. C'era un lupo a El. Era in catene e io l'ho liberato. Credevo che se... Garm! Porca puttana, ragazzo, hai liberato Garm! Garm? Chi ha liberato Garm? È una pazzia! Non sarai stato tu, ragazzo! Se il mastino di Hel è libero, distruggerà tutti i regni ammorsi! Gli Hellwalker sono l'inizio, che pensavi? Sì, questo è un casino di considerevoli proporzioni! Che cosa ti ha spinto a un tale misfatto? È stato Loki a farlo? Ora basta! Lasciatelo stare! Atreus ha commesso uno sbaglio a cui noi rimedieremo insieme. Splendido. Se non vi dispiace, io resterei qui. Ne ho già avuto abbastanza di Elaim. C'è un problema. Non credo di riuscire a tornare a Elaim. Forse lo scoiattolo sì. Devo parlarvi all'istante. Intendo subito. Signori, chiedo venia per il mio tono brusco, ma qualunque cosa sia avvenuta a Elaim è davvero inaccettabile. Vi invito a rimediare alla situazione senza ulteriori indugi. Vi imploro, tornate a Elaim al più presto e risolvete ciò che avete causato!